internet. L'Andria batte il Piacenza nel posticipo della 13ª giornata del campionato italiano di Lega Pro, prima divisione, girone B. La rete su calcio di rigore nel primo tempo di Del Core, ma è successo davvero di tutto. Mario Facco, che gara è stata? Un'Andria che ha legittimato il risultato rimanendo in 10 nel secondo tempo, costruito più occasioni per andare sul 2-0 con un Piacenza che assolutamente ha deluso nella fase offensiva. Vediamo gli episodi controversi di questa partita. Qui c'è Minesso che se ne va, fallo che comincia fuori dall'area, l'arbitro però dell'incontro Bietolini decide che calcio di rigore molto dubbio, e Del Core non sbaglia, porta in vantaggio i pugliesi. Sarà questa la rete determinante del match, tutta la gioia del centrocampista d'attacco che ha segnato il suo terzo gol nella stagione, primo su calcio di rigore. Arriva al 40esimo, l'altro episodio con Bietolini sempre protagonista, seconda ammonizione proprio per Del Core, l'autore del gol, e l'espulsione. E al 40esimo da quel del primo tempo c'è tanto per il Piacenza per poter recuperare la gara, ma vedete invece è l'Andria che comincia subito forte. Assolutamente non è così, già avevo la possibilità di raddoppiare, qui ancora uno straordinario Gambino va vicino al raddoppio, ma non è solo queste le azioni, ce ne sono state tante altre, tante azioni per l'Andria per raddoppiare. Comini qui, praticamente nessuno salva Menucci del Piacenza. Ancora poi la riproposizione con l'argentino che trova Cassano molto bravo a toccare quel tanto che basta. Monaco non sa più che cosa fare, è una situazione difficile quella del Piacenza dal punto di vista societario. Minesso nel finale trova questo tiro e anche Cassano è bravo nella risposta. Bisognerà vedere nei prossimi giorni se arriverà il pagamento degli stipendi. Piacenza che avrà 2 punti di penalizzazione perché i giocatori è da agosto che non vengono pagati, si era parlato addirittura di una possibile messa in mora della società, insomma una situazione davvero difficile, vedremo quello che succederà. Andiamo a vedere intanto però insieme i risultati di questo girone B con anche questo posticipo. Mario Facco. Sì, abbiamo visto che vince la Lanciano, pur non vincendo in casa, mantiene la prima posizione in classifica, una Triestina che risolve qualche problema battendo la capolista cremonese, una classifica comunque ancora tutta... Con questa sorpresa del Lanciano in testa. Sì, esatto. E dunque adesso possiamo vedere insieme i risultati invece del girone A, anche qui non sono mancate le sorprese. Sì, praticamente Taranto e Ternana, due capoliste, pur non vincendo in casa, mantengono la testa della classifica. Buona il risultato da Provercelli, che si avvicina appunto in terza classifica battendo Lumezzane in casa appunto dei Lombardi. Un po' la sorpresa proprio quella piemontese, che nella prossima gara giocherà con una SPAL fermata in casa dal Foggia, e vedremo anche appunto che gara sarà il posticipo che trasmetterà Rai Sport. Andiamo a vedere i risultati della seconda divisione, cominciando dal girone A. Cosa si può dire qui, Mario Facco? Beh, Rimini vince e mantiene la Propatria, continua la sua positiva, un Treviso che non riesce a sfruttare l'errore in casa del Casale, che è battuto, anzi del Cuneo, qualcuno che batte appunto il Casale, è una classifica comunque molto corta. Treviso fermato in casa da Sant'Arcangelo sull'1-1. Vediamo i risultati della seconda divisione, girone B, che commentiamo insieme sempre a Mario Facco. Beh, qui c'è il Perugia che vince nettamente sul Fano, una Paganese che vince il derby con la Versa Normanna, due squadre che non nascondono voglia di vincere, è un'Aquila che è stoppata appunto in trasferta. C'è stata appunto la squadra abruzzese fermata, ma resta sempre in testa alla classifica. Vedete, l'Aquila, Perugia, la Paganese, sembrano queste tre quelle più accreditate. Sì, anche il Catanzaro secondo me potrà dire la sua. Ma seguiteci come sempre su Rai Sport, perché è una Lega Pro che di volta in volta mostra di essere sempre di grande interesse in ogni match, anche in partite come questa Andria Piacenza, che poteva sembrare meno importante di altre. No, è stata invece una bella partita, specialmente nel secondo tempo.
Bene, grazie a Leo Facco. Grazie, buonasera a tutti gli amici di internet. Alle prossime occasioni.